Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Cominciamo dall'udienza generale di ieri, nella quale il Papa, attraverso la sua catechesi, ha introdotto il Triduo Pasquale ed il significato di questi giorni. L'amore di Dio non ha limiti, ha detto il Pontefice, è un amore che va fino alla fine senza fine. Il Papa ha invitato a vivere questo periodo liturgico in un atteggiamento di particolare silenzio e con fede mariana, che non dubita ma spera. Ascoltiamo ora un estratto delle parole del Santo Padre. Il mistero che adoriamo in questa settimana santa è una grande storia d'amore che non conosce ostacoli. La passione di Gesù dura fino alla fine del mondo, perché è una storia di condivisione con le sofferenze di tutta l'umanità e una permanente presenza nelle vicende della vita personale di ognuno di noi. Insomma, il Triduo Pasquale, memoriale di un dramma di amore che ci dona la certezza che non saremo mai abbandonati nelle prove della vita. Al termine dell'udienza generale, il Papa ha condannato i sanguinosi attentati di Bruxelles, esprimendo vicinanza alla popolazione belga e pregando per le vittime. Le parole del Pontefice. Con cuore addolorato ho seguito le tristi notizie degli attentati terroristici avvenuti ieri a Bruxelles, che hanno causato numerose vittime e feriti. Assicuro la mia preghiera e la mia vicinanza alla cara popolazione belga, a tutti i familiari delle vittime e a tutti i feriti. E rivolgo nuovamente un appello a tutte le persone di buona volontà per unirsi nell'unanime condanna di questi crudeli abomini che stanno causando solo morte, terrore e orrore. A tutti chiedo di perseverare nella preghiera e nel chiedere al Signore in questa settimana santa di confortare i cuori afflitti e di convertire i cuori di queste persone accecate dal fondamentalismo crudele per l'intercessione della Vergine Maria. Facciamo la preghiera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Dopo l'udienza generale di ieri, i prossimi giorni vedranno il Pontefice praticamente sempre impegnato in occasione degli eventi della Settimana Santa. Passiamo quindi in rassegna gli appuntamenti di Papa Francesco dalla giornata di domani fino a lunedì 28. Doppio impegno venerdì nel pomeriggio, alle 5 infatti celebrazione della Passione del Signore e a seguire alle ore 21:15 la tradizionale Via Crucis. Il sabato di Pasqua alle 20:30 ci sarà la veglia nella Notte Santa, mentre domenica messa alle ore 10 e a mezzogiorno benedizione Urbi e Torbi. Nel giorno di Pasquetta, sempre alle ore 12, Regina Celi a San Pietro. Prima di salutarvi vi ricordo che lunedì 28 alle ore 4:30 Easter Time trasmetteremo una puntata speciale su Padre Pio e sul grande evento dello scorso febbraio a Roma con le spoglie del santo di Pietrelcina in Vaticano. Ospite con me in studio Padre Ruggero Di Benedetto. È tutto anche per oggi, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi, un augurio da parte di tutti noi per una felice Pasqua ed appuntamento a martedì prossimo.